Sì, dobbiamo migliorare come squadra, dobbiamo giocare, dobbiamo imparare tanto, però fiducia nella squadra arriverà, e dobbiamo essere positivi mentalmente. Se ci fermiamo già adesso, siamo finiti. E noi siamo forti come giocatori, come persone, quindi ho fiducia nella squadra. Qual è il problema secondo te? Principale, una mancanza di tranquillità, un problema fisico, un problema di concetti dell'allenatore che non riusciti ancora a riproporre in partita? Questo discorso è dentro di noi, in spogliatoio. E presto possiamo dimostrare in campo cosa noi miglioriamo in campo. Resti ottimista, insomma, nonostante questo avvio di campionato. Resti ottimista. Sì, Sì, positivo. positivo. Non so. Teatro, buonasera. Forse non ti aspettavi di trovare Sì, è un calcio diverso, cioè ero tanti anni infortunato, sono venuto qua, Serie B è differente del Juventus Under 23, un livello molto più alto, quindi rispetto a Serie C è molto più difficile, non è mai facile qua, quindi dobbiamo lottare per ogni partita. Tranquillità. Scusa, di nuovo, per favore. Sì, possiamo uscire di questa crisi, per forza. Cioè, è noi che dobbiamo mettere il testa a posto, è noi che dobbiamo lottare, dobbiamo pensare positivi, cioè, è noi che dobbiamo farlo in campo. Noi sentiamo tante cose fuori campo, però è più importante che noi facciamo dentro campo. Scusa, Leandro, una domanda. Hai parlato di mancanza di tranquillità. Perché? Per il risultato, non stiamo facendo risultato, siamo la Pescara, quindi per noi non va bene così. Leandro, forse il fatto di aver preso gol subito vi ha condizionato, perché eravate comunque reduci, venivate da una brutta sconfitta a Venezia. Anche quello c'è. Cioè. Sì. Non dovrebbe trasmettere.